Sono qui per parlarvi di un piccolo dipinto di Raffaello che è esposto nella mostra. È un'opera che è stata sempre, almeno nel Novecento, in collezioni private ed è stata finora vista dunque solo da poche persone. Si tratta di un tondo di noce o di bosso con un diametro di 12 cm e mezzo che contiene il ritratto di Valerio Belli. Questo personaggio è presentato di profilo, come in una medaglia o in una moneta, è vestito con un'elegante giacca bordata di pelliccia. È probabile che in origine il ritratto potesse costituire il coperchio di una piccola scatolina, dal momento che il rovescio è tornito ed è fornito di un piccolo pomello. Il piccolo dipinto è una testimonianza assolutamente esemplare, eccezionale, di una tipologia particolare di ritratto, un ritratto molto intimo, un dono in segno di amicizia. Chi era Valerio Belli? Era uno dei più famosi orafi del Cinquecento, un medagliista, un intagliatore di gemme, di pietre dure, di pietre preziose e soprattutto di cristalli di rocca, che venne celebrato da Giorgio Vasari in una delle sue famose vite, l'unica vita dedicata ad un artista che non fosse un pittore, uno scultore o un architetto. Valerio fu particolarmente apprezzato da uno dei più importanti committenti di Raffaello, Papa Leone X, ed in mostra è pure presente uno squisito secchiello per aspersioni in cristallo di rocca con una bellissima montatura in argento dorato che reca proprio le armi di Papa Leone X, Papa Medici, e che si può fondatamente attribuire alla mano del grande orafo vicentino. Eppure nota l'amicizia che legò Valerio Belli ad uno dei più grandi letterati veneziani del suo tempo, il famoso Pietro Bembo, di cui poi il Belli realizzò più tardi, nel 1532, una famosa medaglia ritratto. Dunque un dipinto eccezionale di mano appunto di uno dei più grandi maestri dell'arte italiana del Rinascimento che ritrae a sua volta uno dei più celebri orafi del suo tempo. Vorrei concludere ricordandovi anche una particolarità del dipinto che è stata rivelata da un recente esame tecnico approfondito, in particolare da un esame radiografico. Vale a dire che in un primo tempo Raffaello aveva anche dipinto la mano del Belli, che reggeva in origine un piccolo oggetto che probabilmente era una delle sue medaglie o uno dei suoi cristalli di rocca inciso.